Buongiorno a tutti, una piccola comunicazione di servizio. Ci siamo trasferiti da Milano alla splendida Sicilia per le vacanze estive. Presto avremo l'opportunità di aggiungere alla nostra rubrica nuovi contenuti diretti, che potremo commentare insieme al professor Lorefice, esperto in comunicazione del linguaggio. Discuteremo dell'attuale scenario internazionale, dove si delineano le linee di un possibile scontro mondiale. L'argomento di oggi riguarda la NATO e il suo ruolo sempre più controverso per l'Europa. Orsini ha sempre sostenuto questa tesi, mentre Vannacci per ora ha offerto solo belle parole. Vedremo in futuro se confermerà le aspettative o sarà uno dei tanti. Buona visione. Io sono uno studioso e attribuisco più importanza alla sostanza. Nella sostanza è chiaramente la NATO. La NATO ha fatto delle cose gravissime in questi giorni. La NATO, con uno sfondamento del confine in corso in Ucraina, ha fatto un'esercitazione militare nella Georgia, dove Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa in cui ha attaccato violentemente Putin. Lei sa benissimo che nell'agosto del 2008 la Russia ha sfondato il confine nella Georgia e si è assicurato l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud. Quando il Papa dice siete pazzi, siccome ormai si dice qualunque cosa, no? Di Maio dice che Putin è un animale, Biden dice che Putin è un macellaio, io penso di poter dire che il segretario generale della NATO è un pazzo. È un pazzo. I paesi che stanno sostenendo l'Ucraina si coordinano segretamente attraverso la NATO. È la NATO che è dentro questa brutta storia. Il signore che è stato intervistato da Corrado Formigli è il numero due della NATO, che viene a fare propaganda dicendo un sacco di menzogne. Era chiaro da giorni che il 75esimo anniversario della NATO, celebrato con il vertice di Washington, avesse come primo obiettivo quello di stringersi ancora di più intorno al presidente ucraino Zelensky, invitato al vertice con la promessa di un appoggio finché servirà e l'invio di nuove armi. Così come era chiaro che sul banco degli imputati ci finisse il presidente ungherese Orbán, i cui incontri con Putin la settimana scorsa sono finiti nel vortice delle polemiche. E così il blocco dell'alleanza del Nord Atlantico mette da parte per questi tre giorni le incertezze che derivano dalle imminenti elezioni americane e le divisioni interne, e si mostra compatto e concorde, con qualche eccezione, nel rafforzare la deterrenza e nell'investire nella difesa. Biden apre il vertice annunciando nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. Mentre parliamo, gli F-16 vengono consegnati all'Ucraina, conferma il segretario di Stato americano Blinken, mentre gli Stati membri si impegnano ad aumentare il budget per la difesa, Italia compresa. Giorgia Meloni annuncia che si arriverà al 2% del PIL, ora all'1,5%. Il ministro Crosetto ricorda però i paletti imposti dalle regole europee, quando le spese della difesa saranno finalmente escluse dal calcolo del patto di stabilità, l'Italia potrà decidere con la stessa libertà con cui decidono altre nazioni, dice. Pronto? Mamma! Come stai? Sono bene, tu stai bene? Benissimo! Come vai? Sei che mangia testa tu? Perché ti volevo salutare e ti voglio bene! Brava, che bello mio! Senti a nonno, quello là che mi hai cercato tu? Quel regalino che mi hai mandato a dire tu, nella letterina? Nonna non l'ha trovato! Manneccia la miseria, e mo, quando vieni qua ti faccio vedere che belle cose che trovi a noi. Allora io voglio le macchinine, voglio il computer, voglio le cassette nuove, e voglio i DVD, e voglio la PlayStation 3, la Nintendo Wii, e voglio pure l'Xbox 360. Fatto proprio bene che l'hai detto tutti. Ma che fa? Vabbè, nonna, però io li voglio. Vabbè, allora. Me li prendi tutti questi? Sì, li prendiamo tutti, sì. Chi non mangi nelle promesse va sotto all'inverno, Ma chi gli ho cornuto che non li può cacciare? Me l'ha insegnato papà. Ha detto che sono cornuto, ha detto che mamma ha detto dalle padre, dalle figlie.
Intanto bisognerebbe capire quale sarà il futuro per l'Europa, bisognerà vedere se questa Europa deciderà veramente di diventare l'Europa dei popoli e degli stati sovrani, oppure continuerà a essere l'Europa delle banche, delle direttive, dei regolamenti, spesso liberticidi. Quindi questo è il primo problema che dovremmo risolvere. Poi per quanto riguarda la legislatura, come ho detto, insomma, intanto aspettiamo la formazione del gruppo, vedremo se sarà un gruppo effettivamente molto incisivo, come si spera che sia. E poi le tematiche che io mi presto a trattare con più incisività sono quelle relative alla sicurezza, che è comunque connessa con l'immigrazione, e poi quelle relative al rilancio di questo benedetto continente, no? Che deve essere più ricco. Per essere più ricco dobbiamo riscrivere sicuramente il Green Deal e il Rewild Europe, perché sono provvedimenti che sicuramente si sono dimostrati non idonei per un rilancio economico e neanche idonei per un beneficio da un punto di vista ambientalista. Non approviamo l'impeto bellicista della politica della NATO. Chi esprime un'opinione contraria viene spesso attaccato e sottoposto alla gogna mediatica. Con la vittoria di Meloni alle europee non è cambiato nulla come avevamo previsto. È ancora troppo presto per valutare vannacci. Per ora ci sono solo parole. Voi cosa ne pensate della NATO? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi fa piacere, potete supportarci iscrivendovi al canale, grazie a coloro che lo hanno già fatto.